Lucazzo! Dove sei, Lucazzo? Dove cazzo è Lucazzo? Aspetta che nel cestino, nella giumenta, vediamo se c'è su Lucazzo. Aspetta, Lucazzo, dove sei? Lucazzo, dove sei? Coppo Play! Coppo Play! 130 milioni di euro, Toppo Play, 130 milioni, Lucazzo, aspetta, Lucazzo, che ti ha fermato Lucazzo, Delic che ti ha fermato, oh Lucazzo, Toppo Play, ah che bella giornata di sole, qui siamo a Cipro, Limasso, bella città di Limasso. Intenditori di Toppo Play e i Lucazzetti Boys, buongiorno da Ambare Palermo. Riprende internet, una bella bel sole che c'è qui in questa isola bellissima. Ma Lucazzo, lo possiamo buttare nel bidone della pattumiera? Lucazzo, com'è? Ennesima, come si dice? Ennesima dimostrazione. Prova inconfutabile che Ambare Palermo ha avuto sempre ragione per Lucazzo. Floppo play con le big, Toppo Play, Benevento, Siena, Acireale, ah cazzo. La ruota ci ha segnato col brick, ha segnato, hai visto, non capisce niente, ha segnato col brick, questo brick, col brick, e dimmi una cosa, con Manchester City cosa fai Lucazzo? Non sai come facciamo video con Lucazzo? Chelsea 0, Manchester City 1, Lucazzo flop, con la Juventus flop. Praticamente ho visto che si sono incontrati 9 volte con la Juventus, mettici pure, vabbè, allora diciamo sono 7 più 2 con la nazionale. Praticamente Lucazzo fece 2 gol su 9 partite, 2 gol solo sul rigore, ragazzi. Come rigore, perché c'era Ronaldo, solo sul rigore, poi ha perso sempre Lucazzo, che io solo una volta, la volta 2-0, ma è invece un cazzo stesso, non segnavo manco. Lucazzo sei un flop, un cesso di giocatore, ho sempre avuto ragione. 130 milioni di euro. Comunque la Juventus, ho visto le highlights, ha battuto i campioni d'Europa, noi abbiamo battuto una squadretta, quindi io da squadra che mi reputo ancora una squadra mediocre Juventus batte un grande Chelsea, quindi come sto fatto, che caccia è così, vedi, perdi con l'Empoli e vinci con Chelsea, ma la Juve di quest'anno così, ragazzi, una Juve comunque che, ma ho sentito un po' di giornalisti, televisioni, internet, YouTube, hanno detto loro, giustamente, non guardando la partita, la Juventus si è difesa, però ha avuto le occasioni, diciamo, ha avuto delle ghiotte occasioni per la Juventus, soprattutto quello di Bernardeschi, mamma, me l'ho visto, si è buttato fuori là un calcio di rigore in movimento, capito? E il Chelsea pressava, girava la palla, verticalizzava cose, però non riusciva giustamente a trovare sbocchi in quel muro che abbiamo ogni tanto, perché quando Bonucci e De Ligt, ricordiamoci, e poi è andato Chiellini, ricordo, quando sono in forma non c'è, guarda, non c'è vita, vi distruggiamo, non c'è, non si può passare quella difesa impenetrabile, ragazzi, perché quando c'è De Ligt ha ridicolarizzato il Lucazzo, il Toppo Play, che dicono il Stratoppo Play, l'altro maestro, quello è Stratoppo Play, è fenomeno universale, maestro, ma che stai dicendo, maestro? Comunque alla fine grande c'è tutto, lo sento Floppo Play, Stratoppo Play, che ne parlate di Lucazzo sto giro, vabbè, al di là di tutto. Comunque salutiamo tutti gli amici YouTube che ci sono, intanto li saluto pure. Comunque, vedi, un bastardissimo, siamo tutti amici alla fine. Comunque, però di calcio, che capì, Toppo Play, comunque era difficile in effetti, tanti giornalisti dicono, anche i media, ah, Toppo, quello è Toppo Play, grande lui, invece chi capisce proprio, perché ricordiamo, essere intenditore non è per tutti. Io vedo cose che non vedono le altre, io vedo cose che non vedono neanche i professionisti, ma vero è. L'ho sempre detto nel mio canale, proprio, e ne vado fiero e orgoglioso, perché giustamente uno è così, che Lucazzo sarà bravo, buon giocatore con le piccole perché segna, si ammazza, però con le grandi la maggior parte dei casi ha dei problemi, non segna con Manchester City, non gioca proprio, con la Juventus praticamente su 9 volte o 7 volte secondo me non ha toccato palla, perché ha trovato un muro De Ligt, ha trovato un muro più cemento di Bonucci e poi ha trovato proprio
cioè proprio l'autobus di Chiellini. Quindi o c'è Chiellini, o c'è Bonucci, o c'è De Ligt, quel giocatore è proprio un flop play, proprio scale, è bidone, non c'è niente da fare. E così è, ragazzi, e ci ha avuto ragione, come ho avuto ragione per codice fiscale, sono stato il primo, ci ho ragione anche per questo bidone Lucazzo, quello è un bidone con le grandi, ha questo deficit, che l'ha scoperto solo un Bari Palermo sui media, inutile che adesso parlano, poi l'ho sentito dire là dopo, dico, ma ha visto Lucazzo, l'ho detto, perché tuttora sono convinto che quello è top player. Quello top player, ma che cazzo interista? Io ti dico sempre, tu hai avuto Milito, Eto'o, Klisma, Matteo, questo è top player, ma non che su qua. Ora l'interista giustamente dice, Mbale non ne parliamo più perché Lucazzo mai ci ha deluso di qua, di là, ma vabbè, ma se mi cucesse. Però ti ho detto, io qualche video lo faccio, perché quello ormai è il mio cavallo di battaglia, ormai quello l'ho smontato quel giocatore, proprio un giocatore proprio veramente ridicolo, ridicolo con le big, quello non, quello vale quant'è? 120, 130, che cazzo dici? Usai che vale adesso 130 Chiesa, grande Chiesa, Chiesa il nostro Ronaldo, vedi noi abbiamo un altro Ronaldo, meno male, e io mi sono comprato la maglia di Chiesa, grande Federico Chiesa, nome di mio figlio, grande Chiesa perché ha fatto un gol pari a Ronaldo, grande, quello è top player, quello è top player, non Lucazzo, che è quello, vedi, con le grandi squadre segna, con piccole e grandi segna sempre. Chiesa segna con Cestri, che segna con nessuno, chi è? Oh, Chiesa ha segnato con la squadra campione d'Europa in carica, capito? E aspetta, poi ho visto un pochettino per quella formazione, ho visto che, non so, Benadeschi l'ha messo come falso 9, poi ha messo Quadrato, Chiesa ha messo quel tridente, secondo me guarda, questa è una cosa, giochiamo meglio così che con Dybala e Morata, capito? Perché Dybala e Morata, non lo so ragazzi, io sono convinto che Capace con Dybala e Morata non avessimo vinto questa partita, non avremmo vinto con Dybala e Morata, perché quello ormai non hanno fatto il massimo, capito? Invece Chiesa c'ha fama, anche Benadeschi tutto che è scarso, però uno che si ammazza, fa, dice, Quadrato fa il suo compitino, quindi Guluzeschi quando c'è corre, fa, dice, quindi questi giocatori volendo, vedi, si mettono in testa che sono forti e hanno fame, a partire dalla cambiano, a partire dalla cambio, grande, grande Chiesa, grande top player, Chiesa è top player, no perché sui vendino, ma Chiesa è top player, ora secondo vale Chiesa 120, 130, ora, sì, scrivetelo, Chiesa top player, Lucas è flop player, Chiesa segna piccole e grandi squadre e quello no, e aspetta Chiesa non è attaccante, quindi come vedete pallone ragazzi miei, poi dice che ieri ha vinto col Torino, ovviamente sempre ho visto le highlights, ma con Torino invece abbiamo stradominato soprattutto nel secondo tempo, abbiamo piegato Dupale, che lo dico Luzeschi, Locatelli che ci provava, poi tocco di biliardo Locatelli, tiro palo, rete, quello proprio, sai, Locatelli si sta dimostrando un buon acquisto, ovviamente non sarà un grande top player, non sarà un Desai, non sarà un Rijkaard, non sarà un Paolo Sosa, non sarà un Deschamps, però il fatto suo lo sa, intanto segniamo, e poi col Torino ormai è mai una cosa di consuetudine, col Torino si vince sempre verso la fine, abbiamo vinto sempre tutti i partiti, quasi 85, 90esimo, tiro una volta Pirlo al 95esimo, una volta Quadrato al 90esimo e adesso all'80 là, 87esimo, 88esimo Locatelli, quindi è un dato di fatto, caro Bovino, voi quando incontrate la Juventus perdete sempre nel finale, nel rush finale. Però stavolta nel secondo tempo, a come capisco, come dicono tutti, vi abbiamo rotto il culettino, caro Bovino. Ti abbiamo rotto il culettino, caro Bovino. Comunque, che devo dire? E adesso la Juventus, diciamo, ma vedo un morale alle stelle, va bene così, giusto così, da tifoso. Ovviamente io non mi rimangio quello che ho detto, vedo sempre una Juventus mediocre, non è questa squadra che mi dà proprio la sicurezza in tanti reparti, però quando si impegnano, secondo me, ripeto, possono vincere con chiunque e possono perdere con chiunque, quindi impegnatevi cari ragazzi, comunque quando si vince così siamo tutti contenti e felici, quindi bravi tutti, pure il codice fiscale dice male, qualche parata l'ha fatto, bravo codice fiscale, ma io voglio il codice fiscale pari, attenzione, però vedi, fa una parata, due partite buone e 8 no, questo dico, capito, comunque fine anno bisogna cambiarlo sempre, con Donnarumma speriamo, comunque su con morale, siamo tutti felici e contenti. Così dice Locatelli, fa le cose sempre per bene, ha segnato un gol importantissimo per i 3 punti, penso che la ghiglia è salita adesso, non so che posizione siamo, non so se siamo 7, 8, comunque adesso siamo in una buona posizione, speriamo di arrivare alle prime 4,
Qua c'è gente dei tuoi juventini, no, vinceremo il campionato, stiamo calmi perché l'Inter soffia e vola, capito? Indipendentemente con Sassuolo, non so cosa è successo là, prima perdeva, poi c'è stato un rigore, non so, dici ci hanno rubato la partita, non lo so, ora io non ho visto la partita, non posso indagare più di tanto. Lukaku confermo veramente un bidone con le grandi, proprio flop player, un giocatore, niente, mi ho detto buon giocatore con le piccole, ma veramente un bidone, ma un grande bidone con le grandi, capito? Quello è veramente vergognoso, e non aver vinto con la Juventus mediocre è meglio se mette una maschera in faccia. Lukaku qua, non è qua, mettilo nella padoniera, guarda. Lukaku, mettiti nella padoniera, ascolta a me qua, non capisci un cazzo Lukaku, capito? Battino, Lukaku, flop player. Iscrizione al canale di Impareremo, perché ho avuto per questo giocatore ragione a mille per mille, ragione a mille per mille. Sto godendo perché sono un grande intenditore di calcio, ho mai fatto. Ma poi ancora c'è gente convinta che quello è fuoco, quello no, quello è top player. Ma è scandaloso, capito? Ma siete ridicoli. Chi dice top player ovviamente non capisce niente di calcio, perché quello non è top player. No, no. Con le grandi squadre ha fatto sempre flop. Sono stato il primo a dirlo. Nella storia del web, il primo a dire che Lukaku è un flop player, solo nella storia, grande Mbappé Palermo, vai. Ciao ragazzi, e ci vediamo stasera, domani ripartiamo di nuovo, vedi? Però siamo a Limassol, cibo, saluti, un bacione a tutti, non si può uscire, peccato, se usciva chissà quanti Lukazzetti trovavo qui. Lukaku è top player, mattini tu, Maro che vergogna, Lukaku, flop player.